Non ha già fatto un pazzo a questo tempo, poi mi fa pigliare o mi fa sparare. A questo momento voce da luce, un coro e arrabbiami. E vi posso assicurare una cosa. Ci ripigliamo tutto quello che è un nostro. A far pensare che Napoli sia una sorta di, diciamo, di sobborgo di qualche città sudamericana, o che bisogna alzare i muri come avviene in Sudafrica, diciamo, è assolutamente sbagliato. E le assicuro che questa immagine, diciamo, sta passando. Io l'ho raccontato ieri in una scuola, un insegnante, no, un ragazzo, mi ha chiesto se io avevo il coraggio di uscire per strada. Io ho provato a spiegargli che sotto questo profilo Napoli è una città molto più sicura di tante altre città anche italiane. Raffaele Cantone, il magistrato anticamorra, simbolo della lotta alla corruzione e al malaffare in Italia, condanna senza appello il tono monocorde, a senso unico, della fiction gomorra su Napoli. Lo ha fatto ieri sera nel capoluogo partenopeo durante la presentazione del libro di Pietro Treccagnoli, La pelle di Napoli, e lo ha ripetuto ai nostri microfoni rincarando la dose. La fiction racconta la città del Vesuvio in maniera completamente negativa, anche per motivi commerciali. Ma io credo che questa sia un po' una scelta tipica anche dal punto di vista della vendibilità del prodotto. Le buone notizie fanno sempre meno diciamo notizia, e sono anche meno appetibili. Poi purtroppo i personaggi negativi spesso sono anche più affascinanti. Ripeto, io non sono assolutamente contro Gomorra, nel senso, ben vengano prodotti ben fatti, perché il film è veramente ben fatto, purché però, ripeto, si dica con chiarezza che è fiction e non è realtà. Il magistrato stigmatizza anche il modo di promuovere la serie televisiva. E anche, devo dire, alcune pubblicizzazioni del prodotto, quando si dice chi dopo aver visto Gomorra non c'è più la Napoli del Golfo. È un tentativo, diciamo, di dare una visione onnicomprensiva che non è assolutamente corretta.